Amici carissimi, ben trovati con questo ulteriore nuovo format di Manfredonia TV, l'intervista. Con l'intervista vogliamo dare spazio a quelle persone, a quei personaggi o agli uomini e alle donne di Manfredonia che si distinguono nell'ambito del sociale, dell'impegno, della cultura, dell'arte. Quindi, un tipo di intervista che tiene conto delle caratteristiche personali. E quest'oggi iniziamo con una persona che davvero gode di tanta stima a Manfredonia. È arrivato da poco, è stato per tantissimi anni fuori per lavoro, un cosiddetto emigrante, anche se ha vissuto molto bene nella sua seconda città, che è Milano, però il cuore a un certo punto ha detto batte verso Manfredonia, devo tornare nella mia città, devo tornare a vivere assieme ai miei amici e ai miei parenti, alla mia famiglia. Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Gambuto. Ben trovato, Andrea. Ciao Vincenzo, ti ringrazio per l'invito e un saluto agli amici che ci stanno vedendo e ascoltando. Grazie. Grazie a te, grazie per essere qui con noi. 66 anni parrucchiere, sei stato per tanto Parrucchiere, tempo sì. parrucchiere. Come mai ti sei spostato da Manfredonia a Milano? E anzitutto facciamo un po' di rewind Sì, un po' di all'indietro. sì. Riavvolgiamo un po' il nastro. Riavvolgiamo il nastro Esatto, e sì. vediamo Io quando sei partito da Manfredonia. nel 69, Nel sì. Ho 69. fatto, sono molto onorato di aver fatto la scuola dei maestri barbieri di Manfredonia, perché Manfredonia sai benissimo che c'erano tanti parrucchieri, c'erano tanti bravi parrucchieri, e lavoravo in Corso Manfredi, dove c'è De Rienzo, che sarebbe il papà di Arturo, e sono poi conosciuto il maestro Pasqua e tanti altri maestri, tipo Riccardi, Figaro, insomma, Pettine d'Oro, insomma, ho avuto il piacere, perché una volta il mestiere si imparava guardando il maestro, non si guardava fuori perché sennò il mio papà che passava era lì dal Margata, veniva, e dice come va il ragazzo, se lui dice ogni tanto guarda fuori, chiaramente nel periodo estivo, piccolino, le ragazzine che passano, qualche ceffone me lo dava proprio in diretta, perché io devo rubare il mestiere al maestro. Com'era Non ho Manfredonia nel 1969? fatto. Manfredonia è fantastica. Io mi ricordo, a dire una cosa, la villa di Manfredonia era un bonsai. E la squadrata, proprio tutto così, ma tutto quello. Io mi ricordo lo spazzino che andava in giro con la sua, che la coglieva, poi c'era quella che portava l'acqua perché c'era un po' di povertà. Io ho vissuto il mercato che facevano del pesce in piazzetta. Tutte quelle cose bellissime che io ce l'ho tutte nel mio cuore, non si può dimenticare quelle cose lì. E allora ho detto, beh, siccome che ai tempi mio papà, che lavorava al consorzio agrario come facchino, sai, le cooperative così, e chiaramente per chiedere un paio di scarpe, così, io ho detto, vabbè, io voglio fare l'avventura e vado, faccio l'emigrante a Milano. Poi venne mio zio, che adesso non c'è più. E sono andato a Milano, insomma, poi non è facile Milano come città, però ai tempi la Milano da Berlino era bellissima. Adesso purtroppo è cambiato tante cose, come sta cambiando il mondo, diciamo, un po' in negativo, Quindi ecco, tu hai lasciato una Manfredonia bellissima e però. hai trovato una Milano bellissima Milano è nel bellissima, negli anni 80, 1969. gli anni 90, c'era il boom, proprio boom economico, ma anche qui c'era il boom economico. Mi ricordo non c'era l'Anici che purtroppo ha fatto anche dei disastri, però tutti quanti lavoravano e insomma era bello perché quando uno lavora, quando una persona ha il lavoro in qualsiasi posto, la città va bene, cioè uno sa a fine mese lo stipendio. Purtroppo a Manfredonia questa cosa qui manca un po' il lavoro adesso, quello che mi dispiace molto. Bene, Poi manca. sei qui con noi a Manfredonia dal quarto anno. Sono 4 anni che Qualsiasi sei qua, tornato sì. perché ormai puoi considerarti un pensionato. Però subito ti sei messo Prossimo anno dovrei andare in pensione, a 67 anni. prossimo anno.
Però subito ti sei messo in moto con tante iniziative, con tante attività. So che sei anche collaboratore di una testata radiofonica Sì, assieme all'amico Baldassarre. avete sbagliato, sì. Segui lo Faccio sport. l'opinionista, mi piace lo sport, allora dico il mio parere sulla partita, chiaramente, del Manfredonia Calcio, allora mi piace un po' dire un po' la mia, ecco, nel mio limite, nei miei limiti, quindi. Ecco, dicevamo con Andrea una Milano com'era da bere e poi anche una Manfredonia. Invece adesso come la vedi Manfredonia? Mi dispiace dirlo, Vincenzo, con tutto il bene, perché io amo questo paese. Per me, io ho sempre detto che Manfredonia è un paradiso, è un capolavoro, come dice l'Eccellentano, un capolavoro sospeso nel cielo. E purtroppo è stata abbandonata, penso, da chi ha amministrato questo paese qua, per vari interessi, non so, per chissà che cosa, lasciando allo sbando questo paese qua. Purtroppo noi Manfredonia abbiamo una storia che veramente, se uno legge un po' la storia di Manfredonia, abbiamo una storia, siamo quasi come i romani, l'impero romano, abbiamo un impero, quindi Manfredonia, ogni tanto leggo che mi piace sapere tantissime cose e dispiace, perché io a guardare, non so, da Lido di Siponto ai tempi, da fare, non so, tutto per. Cioè, questo è un paese che doveva vivere sul turismo. Sviluppare il turismo, la gente che viene qua doveva venire a fare altro che Rimini, Riccione, Cattoliche. Se qualcuno voleva bene a Manfredonia, doveva impegnarsi a fare questa cosa qui. E stavamo benissimo, perché a noi non ci manca niente, mare, monte, montagne, che ci manca a noi? Anche quando c'è brutto tempo, penso che vedi qua il golfo, il famoso golfo, cioè, qui c'è sempre il sole. È una piccola Monte Carlo, se vogliamo dire, nonostante tutte le problematiche che ci sono. Di mezzo al corso Manfredi la sera c'è questo passeggiato, lo struscio, come dicono, ti sembra che tutti ti dicono, ma anche il lavoro, c'è tanta gente che non lavora. Purtroppo questo è una cosa molto, molto, molto triste. Tu dici, poco fa hai detto che dipende da come è stata amministrata, da come è stata Eh gestita beh, certo, Manfredonia. non sarà mica colpa nostra. Cioè, non colpa, cioè, qualcuno, cioè, ogni volta che c'è, non so, l'amministrazione, chi comanda, cioè l'amministrazione comunale, non so, c'è, cioè, quella che le strade, l'urbanistica, il traffico, cioè, ognuno deve fare il suo compito e cercare di far sì che la città. Io qui a Manfredonia non vedo una striscia pedonale. C'è una striscia pedonale e non la vedo. E poi noi parliamo della sporcizia, delle cose, cioè, non è bello che uno arriva qua. Cioè, è come avere uno smoking con le scarpe sporche. Come Beh, è bella questa fa? Se tu vai sul tua lungomare a affermazione. Manfredonia, anche la gente un po' lascia un po' a desiderare, perché chiaramente se uno vede sporco, gli sporchi anch'io, non va bene. Cioè, a me di nato mi piace avere la pulizia, cioè mi piace l'ordine. Questo paese qua, ripeto, qui si sta bene. Se ci fosse un po' di lavoro in più, da creare posti di lavoro in più, sarebbe benissimo. Senza fare gli interessi di chi vuole comandare questo paese. Chiaramente tutto i vari Quindi, assessori. secondo te, solo una gestione politica sbagliata oppure ci sono altri fattori che hanno determinato questa situazione così negativa La a politica Manfredonia? sbagliata è senz'altro. Tutti i fattori negativi li porta alla politica. Uno che va in politica e si prende la responsabilità, che diventa il primo cittadino, deve dare, sarebbe come papà di famiglia. Io sono il papà e dove i miei figli hanno i figli chi sono? L'assessore urbanile, l'altro, ognuno deve collaborare a far sì. Il primo cittadino è quello che deve saper gestire i vari componenti della famiglia. È come una famiglia numerosa, se qualche figlio che va male, va storto, il papà interviene, che deve facendo? Questo è il discorso. Se Ma viene c'è. gestita male ci perdiamo, capito, Vincenzo? Tu vedi la possibilità che si possa migliorare, che possa cambiare per esempio il personale politico a Manfredonia, visto che ci sono stati per 25 anni più o meno sempre gli stessi amministratori, auspichi che ci possa essere qualcosa di nuovo a livello politico? Io me lo auguro con tutto il cuore. Dalle prossime regionali, che sono qui la regionale, poi se poi non so se il prossimo anno si va a votare per le comunali, mi auguro che deve cambiare qualcosa. Anche perché
bisogna dare che la gente stanca di andare a votare. In questo paese qua, io parlo di Manfredo, ma in tutto a livello nazionale, la gente è stanca della politica. Noi adesso, io guardo un po', io seguo molto il signor Conte, che va a giri i soldi, abbiamo tanti di quei soldi noi, ma dove sono? Dove sono? Ci vorrà un po' di tempo per averli, ma intanto, e poi bisogna saperli anche gestire. E poi ci voleva anche il Covid a fare questo macello qua, cioè l'artigiano, noi, l'artigiano in genere, il commercio, come fanno? Questa paga le tasse adesso, slittate. Io la mia proposta era quella, lasciamo qui, è una guerra, no? Perché subito una guerra, noi siamo stati anche bravi con questo Covid, tutti quanti, gli italiani hanno dato un esempio a tutta l'Europa, che siamo stati bravissimi. Allora, azzeriamo, c'è un bombardamento, azzeriamo, nel 2021 si iniziano a pagare, la gente paga le tasse. Non puoi prendere le tasse adesso a luglio, a settembre, noi le mandiamo se non va bene. Per me, io dico la mia, Si azzera tutto, 2021 inizia, la gente inizia a lavorare, quello che penso io, poi ognuno può rimanere, magari sono pazzo, no. Certo, tu stai esprimendo una tua opinione, condivisibile o non, però... Abbiamo subito una guerra, abbiamo subito. Cioè, io per me le tasse, tutte quelle cose lì, basta cancellare. Ecco, fra i tanti tuoi impegni, abbiamo detto prima del tuo interesse come opinionista, c'è anche quello di essere uno degli animatori di un pezzo storico di Manfredonia, un pezzo che dà sul mare, la famosa scogliera Acqua di Cristo e nella fattispecie proprio la cosiddetta isola che non c'è, che tra l'altro da qualche anno è anche un'associazione culturale. E tu sei qui con noi proprio per denunciare le problematiche che avete riscontrato. Per manifestare un po' il mio rammarico, Vincenzo, perché sono un po' arrabbiato e dir poco, però non riesco a capire certe modalità di come bisogna muoversi. Io, come sai, ti ho detto qui che 4 anni che vengo qua, all'isola che non c'è, Cala delle Sirene, no? Che lì c'è il convento dei morti, parte della storia vecchia, sì. Io andavo a fare i bagni, la vita, via Dante di Ghieri, via di Venezia, andavo giù a fare i bagni, erano tutti scogli. Si facevano i ricci, era bellissimo. Adesso perché hanno fatto un braccio, che c'è la sabbia, e fra un po' diventerà tutta sabbia lì. Allora io dopo sono ritornato ai miei ricordi e andavo lì, c'erano già i ragazzi dell'isola che non c'è, con Oronzo Barballetti, Tizzanto, tanti amici miei, Marco Murgo, tutti amici miei, Valente, gente che viene lì a collaborare, sono gente, amici miei, ognuno fa il suo compito. E mi sono messo lì, mi hanno accettato, qua di là. Io non faccio niente di anormale. La mattina alle 7:30 vado giù, abito qui lì vicino, con un carrellino, con i sacchi così, raccolgo tutto quello, lasciano le... perché agosto, luglio e agosto, c'è i picnic la sera, fanno le piave sugli scogli, e c'è di tutto, bottiglie, meloni, di tutto, rotti, vetri, che vicino. Allora io ho la mia pallettina, i miei sacchi, raccolgo e metto di là. E veniva a raccogliere, mi ricordo, c'era l'ASE a raccogliere queste cose qui. Mi ricordo che ho avuto l'ultimo qui bidoni di indifferenziati quando c'era l'assessore all'ambiente, la Innocenza Starace. Io feci la domanda protocollata, sempre con la firma del nostro presidente Farfallello, Ronzo, e mi hanno dato 4 bidoni all'ASE, ma si là, chiaramente io qualche, un po' alla schiena, cioè, se mi vedete qua i bidoni, così, ok. Prima la mattina, differenziata, umida. Adesso è cambiato un po' il sistema. Cioè io oltre a fare quello che faccio io, che a me non mi pesa, perché... Ecco, intanto Andrea, intanto anche il nostro regista Andrea Colaiani sta mandando qualche immagine proprio dell'isola che non c'è, ci sono anche dei filmati, per cui mentre parliamo scorre qualche immagine giusto per... dimostrare effettivamente quello che stai dicendo. Adesso è successo questo, diciamo che c'è un contenzioso, non so per quale motivo. Allora, pare che quello che io raccolgo, diciamo le varie bottiglie, tutte queste qui, che li metto sull'attaccata al muro così, non tocca all'ASE, tocca alla capitaneria. Abbiamo avuto un colloquio, un appuntamento lì con la capitaneria a parlare di qua di là, sì, di qua di là, per una...
Insomma, c'è questa palla, se non tocca a me, non tocca a me, lì della capitaneria, in modo, cioè, fatto sta che lì sa che adesso hanno preso 3-4 giorni fa un'impresa, che adesso è finito il bando, è stato un altro bando, vinto da non so chi, perché quelli che hanno raccolto, non sappiamo niente, noi abbiamo finito qua, non ci vedete più, adesso non so, hanno vinto un altro bando, non so, penso che hanno preso dei soldi. So. Quindi chi gestisce il servizio di pulizia è la capitaneria? Sì, da quello che abbiamo da scritto, quello che ti è stato riferito. Sì, sì. Il livello demaniale, cioè lo scoglio, cioè la scogliera fa parte della capitaneria. Benissimo. Quindi allora io dico, se la capitaneria, cioè perché e non quindi vengono? La pulizia non avviene? Ogni 15 giorni. Ed è poco ogni 15 giorni? Beh, certo, adesso fa caldo, Vincenzo dentro là lì sa che c'è di tutto, le formiche. Io ho raccontato qualche volta, c'è qualche topolino, capisci? Perché poi se i cani vanno a sentire l'odore, hai capito? Di notte dirà i cani randagi vanno in giro, lì è una cosa impressionante. Ma poi il topino, il topo, cioè, non è bello, capito? Ma vabbè, se poi consideriamo che di mattina ci vanno famiglie, persone, certo, bambini, certo. Diventa qualcosa di pericoloso, certo. Anche dal punto di vista della salute. Che poi io quello che trovo assurdo, che allora io i sacchi io me li compro io, 2,60 quindi quelli grossi, che ho fatto io, e magari qualcuno mi dà anche di carne. Io dico, ma perché tu la scogliere? Non è mia fine, cosa vuol dire? Non è mia. Perché se la pulizia pulisco, quello che a me non riesco a capire che tocca alla. La capitaneria io l'ase, l'ase non tocca perché noi prendiamo quel che c'è di qua. Quindi praticamente c'è adesso una problematica che riguarda proprio chi ha la competenza per svolgere concessione. Questo servizio c'è stato un altro pulizia. Bando adesso, che c'è un'altra ditta che si è preso questo appalto qua. La vecchia ditta che è venuta a prendersi diciamo 5-6 giorni fa, se non veniamo più perché noi abbiamo, ma sai che c'è, non sapevano neanche loro che c'era stato un bando di cose, a noi non ci vedete più, ma che non sappiamo niente, siamo andati via, adesso sono diversi i sacchi, stamattina ho raccolto, ho messo là, quindi adesso vediamo, fra una decina di giorni se vengono la nuova impresa a raccogliere questa cosa qui. Poi Antonio, Vincenzo scusami, ma noi vogliamo parlare della scogliera, cioè io parto proprio tutta la scogliera a guardarsi intorno, cioè è orrenda, cioè quella cosa impersonale. Cioè, se vogliamo dipingere Manfredonia come si deve, che Manfredonia merita molto, molto di più, è una cosa che non è non è un bello. Uno spettacolo indecente. Non è uno spettacolo che possiamo offrire perché sai poi il turista parte di qua perché Manfredonia, il Forte del Gargano, ci viene. E si fa quindi qual è in questo momento la tua richiesta come la mia richiesta no la mia richiesta come componente dell'associazione culturale noi come Isola che non c'è, no, che poi noi come associazione volevo dirti questo Vincenzo, che organizziamo come abbiamo organizzato, sì, infatti parliamo proprio di quello che viene, no, organizziamo fatto. Delle feste per i disabili, per i meno fortunati di noi, cioè facciamo delle bellissime cose che vengono là, ma le persone anziane, perché essendoci la sabbia, io qualche persona anziana mi ha dato la mano a scendere, capito? È bello, cioè, dico, teniamo pulito, perché noi non facciamo né a scopo di lucro né niente, il nostro è solo volontariato. Certo. E le feste che facciamo, chiediamo sempre i permessi come associazione dell'isola che non c'è, non chiediamo niente. Io chiedo, come il mio presidente Oronzo, chiediamo la collaborazione di chi di dover raccogliere i sacchi. Cioè, io se non vado lì, diventa un immondizzaio. Adesso quella parte lì dove c'è l'isola che non c'è, la mattina c'è tanta gente perché c'è, vedono che lì è pulito chiaramente e andiamo là. E allora, ma a me fa piacere, e i sacchi che non mi piacciono metterli abbandonati per 15 giorni, però se il sistema è questo, non lo so che devo dire. Me lo auguro che adesso venga a fare i 15 giorni. So. Molto bene, quindi questa non è altro che una vera e propria denuncia su quello che succede, su un servizio che purtroppo non viene svolto nei tempi che dovrebbe essere svolto. Esatto. Perché ad essere svolto viene svolto, però 15 giorni sono troppi. Esatto, per me sì. Beh, da sì. Come la vedo, perché, anche perché un codo d'inverno
non c'è, non c'è niente perché sa, non arriva al mare, ma l'estate, in modo particolare, noi qui abbiamo una temperatura, in senso da benissimo, a 10-40 gradi. Poi quello che rimane dentro, uno poi le pizze, le si sente l'odore, le formiche, cioè non è bello. Allora, se potrebbero anticipare, me lo auguro, di venire a raccogliere questi sacchi qua, sarebbe una bellissima cosa. Va benissimo. Allora Andrea, noi intanto... Ti dirò un'altra cosa. Sì, sì, come associazione noi, è bello perché noi facciamo anche il primo dell'anno, quindi la facciamo la nottata del primo dell'anno, festeggiamo l'anno nuovo con una bella nottata. E ci sono dei temerari che vengono là a nottare, è molto bello, quindi anche che chi vuole venire a vedere è bellissimo. Io non lo faccio perché no, non voglio essere un temerario. Va benissimo, allora noi ovviamente ti ringraziamo Andrea per questa presenza. Io ringrazio te per questa opportunità che mi hai dato a venire qua, ripeto, ne avrei da dire tante cose. Quello che mi auguro è che che cambi un po' la gestione politica a Manfredonia. Cambiamo. Vediamo un attimino gli altri cosa danno fare. Il messaggio è questo. Cambiamo. E poi vediamo, capito? E poi il lavoro. Io voglio che la gente qui lavori tutta. Ma poi un consiglio, cioè una domanda che voglio fare a te. Con tutto quello che ci sarebbe da raccogliere a Manfredonia, buste, c'è proprio. Io penso che sia tanto lavoro qui da fare. Ci sono le incendi da voglia, ce n'è da lavorare a Manfredonia, no? Va bene, queste domande le gireremo ai politici. Ai vari politici, ai ragazzi, politici. Cioè, i politici devono darsi la... Come ho detto prima, la gente è stanca della politica. Il politico deve, oggi come oggi, adesso che ci dovrebbe essere un cambiamento, io sono convinto che sarà un cambiamento, perché non è che si può andare avanti. Quelli che hanno fatto, e quelli che dovrebbero venire adesso devono capire che la gente è stanca di andare a votare e ci vogliono i fatti, le chiacchiere non servono più a niente. Pensare al bene della gente, quello abbiamo bisogno. Il popolo ha bisogno di quello. Le chiacchiere, le cose non servono più. Grazie ancora ad Andrea, grazie a te, Vincenzo. Ad Andrea Gambuto, grazie. Avremo modo di risentirci, di certo. Riascoltarci e ovviamente... Ci auguriamo che questo messaggio possa essere recepito soprattutto dalle autorità competenti, affinché la pulizia della scogliera Acqua di Cristo, soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, nel periodo dei bagni, certo, possa essere più pulita e soprattutto ci sia un servizio di pulizia che avvenga, certo, un po' più frequentemente. E noi come associazione dell'isola che non c'è, ringraziamo a chi verrà di dovere a far sì che quell'isola lì che venga pulita, venga rispettata. Noi chiediamo solo rispetto e basta. Grazie ancora Andrea. Grazie a te Vincenzo, grazie. Un saluto agli amici che ci hanno ascoltato. Grazie ancora. Bene, noi a questo punto, dopo aver ringraziato Andrea Gambuto, ci salutiamo e ovviamente diamo appuntamento alla prossima intervista. Ciao ciao. Ciao.